Durante l'ultima edizione della Fiera Lamiera a Milano sono stato ospite di uno stand di un noto produttore di utensili per presse piegatrici. Per me si trattava della prima volta che partecipavo ad una fiera dalla parte del bancone, anche se non ero un espositore vero e proprio. L'esperienza è stata veramente bellissima perché mi ha schiuso le porte di un mondo che non conoscevo e ho avuto l'onore di poter incontrare un sacco di nomi storici che lavorano in questo settore con passione e competenza da molti anni. Potrei fare un sacco di nomi, ma sicuramente me ne dimenticherei qualcuno. In ogni caso li ringrazio perché hanno accolto con favore il progetto formativo di Accademia della Piegatura. In ogni caso, ogni tanto davo una mano all'area demo dello stand e su una piccola pressa elettrica piegavo un gadget abbastanza complesso su un allestimento a stazioni. In particolare, in una zona era stata installata una matrice per piega tangenziale, quelle che vengono chiamate anche ad ali rotanti oppure oscillanti, e o quelle che banalmente vengono chiamate Rolla V, anche se in realtà si tratta di un nome commerciale, è che è stato uno dei primi marchi a diffonderla in Europa e quindi succede un po' quello che succede per Jeep, dal nome a qualsiasi tipo di fuoristrada, ecco. Fatto sta che nonostante siano sul mercato da diversi anni ormai, creano sempre un effetto sorpresa ed è testimoniato dal fatto che c'era sempre un capannello di persone che faceva una serie di domande abbastanza frequenti. Quindi, se anche tu vuoi sapere quali sono i principali vantaggi di questo tipo di matrice, guarda il seguito del video. Bene, qui ho un modello della Technostamp, pesa un botto. Ottimo prodotto, tra l'altro. Però, diciamo che nel principio il funzionamento è uguale alle altre, ecco. 1. Hai la possibilità di piegare più spessori mantenendo la stessa matrice installata. Ci sono più modelli di matrici e ognuna copre un range. Ad esempio, la mia fa da 1 a 4 mm. Ne deriva che potresti, nella teoria, utilizzare la stessa matrice per piegare pezzi di spessore diverso. Attenzione però, occhio allo sviluppo. 2. Si rivelano ottime per la lavorazione dell'inox protetto. Infatti, le grandi superfici di appoggio evitano le classiche righe delle matrici tradizionali. 3. Posso avere geometrie tagliate, quindi forature molto vicine alla linea di piega senza che si rovinino. 4. Puoi piegare addirittura il pezzo in diagonale senza che si formi il classico ricciolo di scarico da una parte, anzi la superficie risulterà piana su tutte quante le zone. 5. Ormai da qualche anno esistono anche i frazionati. 6. Ultimo per ordine ma non meno importante, bordi minimi più piccoli consentiti. In relazione alle matrici tradizionali consigliate, soprattutto se ci spostiamo negli spessori della zona alta del range consentito. Queste e molte altre cose sono da sapere su questo tipo di matrici e lo vedrai in un altro video. Ma nel frattempo, se questo ti è piaciuto, condividilo.